Salvatore Nuvoletta ha 20 anni ed è carabiniere dall'età di 17. Il 2 luglio 1982 si trova a Marano di Napoli. Sta giocando con un bambino. Un commando di killer gli si avvicina. Capiscono che è un carabiniere e gli sparano. Salvatore ha solo il tempo di spingere lontano il bambino, salvandogli la vita. Il giovane carabiniere, invece, rimane ucciso sotto i colpi dei killer. Sarà il pentito Carmine Schiavone a spiegare il movente. Il giovane carabiniere doveva essere eliminato perché contrastava le scorribande e lo strapotere dei giovani camorristi. Salvatore era un carabiniere che voleva rispettare e faceva rispettare la divisa. Nell'omicidio risulterà implicata anche la mafia siciliana. Salvatore Nuvoletta, premiato con il conferimento della medaglia d'oro al merito civile, è una vittima innocente della criminalità organizzata. Nessuno è solo, perché siamo tutti Salvatore Nuvoletta.